Il dramma di Roberta Capua. La terribile notizia preoccupa i fan. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Roberta Capua si apre totalmente a Verissimo, svelando il suo annus horribilis nel 2023. L'ex Miss Italia e conduttrice affronta il dolore della perdita di entrambi i genitori e il divorzio da Stefano Cassoli, con cui è stata sposata dal 2011 e ha avuto il figlio Leonardo, 16 anni. In un'intervista toccante, Roberta si lascia andare alle lacrime, raccontando la sua profonda solitudine durante questi momenti difficili. Nel febbraio 2023, suo padre Alberto è scomparso, seguito, 9 mesi dopo, dalla madre Marisa Giossa. Avrei avuto bisogno di una spalla su cui piangere e invece mi sono ritrovata sola, confida con voce tremante. La conduttrice rivela la tragedia della perdita del padre, spiegando: mio padre si era rotto il femore. L'intervento sembrava essere andato bene, ma non si è più alzato da quel letto. Il confronto quotidiano con la madre, colpita da una malattia che le faceva perdere il riconoscimento, ha reso ancor più dolorosa la sua assenza. Roberta non è riuscita a salutare il padre prima della sua morte, ma conserva un ricordo affettuoso. Ero a Bologna. Mi hanno chiamato dicendo che papà non stava bene. Ho preso il treno la mattina dopo, ma non ho fatto in tempo. Adesso bisogna guardare avanti, pensare che lui è sempre con me. Sulla madre, Roberta parla di un addio inaspettato ma differente, poiché era già in un mondo diverso. Era già nel suo mondo. Ero preparata, dice. La Capua riflette sulla famiglia come priorità, confessando che avrebbe voluto invecchiare con il marito e seguire insieme i progressi di Leonardo. Nonostante il dolore, le amiche hanno svolto un ruolo cruciale nel sostenerla. Adesso sono serena. Guardo al futuro con ottimismo, afferma Roberta, sottolineando che, nonostante i 55 anni, è pronta per un nuovo inizio. Voglio essere ottimista e pensare che la vita può ricominciare anche a 55 anni, conclude. Un messaggio di speranza dopo le avversità che hanno segnato il suo percorso nel 2023. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.